Per sconfiggere la camorra c'è bisogno di una rivoluzione culturale, dell'impegno della politica buona, un impegno sociale forte, tante forze dell'ordine in qualità e in quantità e una magistratura con professionalità e coraggio. Se tutto questo si mette in campo, si sta mettendo in campo, l'esercito non serve, l'esercito ha un altro ruolo istituzionale, può essere utile in questo momento a liberare forze di polizia presidiando obiettivi sensibili che oggi sono protetti da poliziotti, carabinieri e finanzieri, quindi ognuno sa quello che deve fare, noi la faccia ce la mettiamo, ce la stiamo mettendo e Napoli non è senza speranze come ogni tanto qualcuno continua a ripetere con una litania insopportabile.